Ciao a tutti, ciao, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me lo suo chef Nicola Vizzardi. Bene, oggi prepareremo dei bocconcini di pescatrice in crosta di mandorle adagiati su un radicchio stufato all'aceto balsamico. Gli ingredienti sono pescatrice, coda di rospo, come vogliamo chiamarla, piacere nostro. Abbiamo per la panur mandorle a fette, mollica di pane, erbette miste aromatiche che può essere il basilico, il prezzemolo, la menta, il rosmarino e il prezzemolo, buccia di limone, radicchio, aceto balsamico e olio extravergine di oliva. Prepariamo subito la panur, così andiamo a panare la nostra pescatrice e la andiamo a cucinare. Bene? Sì, sì. Mettiamo un po' di mollica di pane, mettiamo le mandorle, quelle qua. Insieme al pane a frullare. Sì, facciamo frullare, mettiamo un po' di erbette aromatiche, in questo caso basilico, foglie di menta, del rosmarino che andiamo a privare della parte dura, centrale, e del prezzemolo. Mi senti già adesso? Sì, si sente già il profumo delle erbette. Di aroma, no? Poi con le mandorle e prezzemolo che abbiamo prima tolto la parte, il gambo, e lavato e asciugato. Una po' di buccia di limone grattata, facciamo così. Ecco qua, mettiamo così, un filo d'olio extravergine di oliva che fa da lubrificante, no? Unisce tutti gli ingredienti, no? Frulliamo tutto, mettiamo qua e andremo a panare i nostri bocconcini di pescatrice. Lasciamo poi un minuto insaporire, togliamo la pelle, eccola qua, andiamo a sfilettare, stando attenti, ecco qua, la parte sempre, quando si finisce, sì, le mani avanti, il coltello, perché se dovesse, ci lasci le dita vicino al pesce, scappare, non si fa male a nessuno, ecco qua. Non faremo altro che tagliarli, diciamo, a bocconcini, no? Così. Li passiamo un attimo un po' di olio per far aderire la panur, no? Facciamo così. Parte scaldiamo padella antiaderente, olio extravergine oliva. Ecco qua, facciamo altro che andare a umidificare e cominciamo a mettere la nostra panur. Bene. Poi che bello questi, no? Queste mandorle che veramente si aggrappano, bello. Poi saranno la parte croccante del piatto. Paniamo ancora e poi lo adageremo su del radicchio che andremo a stufare con olio e aceto balsamico per dare quel contrasto acidulo al piatto. Col piatto, sì. Mettiamo un pizzico di sale alle pescatrici. Qua una grattatina di pepe. Pepe nero ci sta. Bene. Procediamo con la cottura del radicchio. Tagliamo a metà. Facciamo a metà ancora e poi ancora a metà. In 8 parti. No?
olio extravergine di oliva, giusto per farli stufare. Mettiamo così. Il rumore si sente. Si sente, vuol dire che l'olio è ben caldo per cominciare la cottura. Anche qui andiamo a mettere un pizzico di sale. Queste pescatrici si stanno cucinando. Poi questa panurra che perde la possiamo comunque rimettere sopra, che è la parte croccante. Questa che rimane nella pentola? Sì, che può perdere perché non abbiamo uova come le gambe. Ecco qua. Andiamo con dell'aceto balsamico. Lasciamo che evapori la sua acidità, perché comunque deve rimanere croccante, sì, il radicchio. Attendiamo giusto qualche minuto di cottura e siamo presto da voi. Antonella, i nostri bocconcini si sono ben rosolati e i nostri radicchi si sono ben stufati, però rimasti sempre ben croccanti. Intanto, croccanti. Quindi partiamo con la composizione del piatto. Ecco qua. Abbiamo il radicchio. Già metto qualche bocconcino così, pescatrice. Un modo di camicia, no? Ti ricorda un po' la camicia, no? Sì. Ecco qua, questa parte un po' che non è considerata la possiamo mettere intorno al piatto, che sarà quella deve essere più saporita. Ancora più croccante, certo. Più saporita pure. Eh sì, perché comunque la pescatrice, avendo un po' di parte di acqua, tende a farlo staccare, no? Ecco qua, un filo d'olio extravergine di oliva e il nostro piatto è pronto per essere gustato. Non vi resta che provarlo a casa e darci qualche notizia di come sta andando. Sì, sta andando bene. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.